Grazie Presidente. Alle 10:12 del 28 maggio del 1974, in Piazza della Loggia, a Brescia, esplode una bomba, uccidendo in totale 8 persone e ferendone più di 100. Si tratta di militanti politici appartenenti a diverse strutture organizzate dell'epoca, scesi in piazza quella mattina con diversi cortei, tutti confluiti nella piazza principale della città per il comizio organizzato dai sindacati confederali dal Comitato Antifascista. In Piazza della Loggia, quando esplode la bomba, è immediatamente chiaro a tutti che l'esecutore non possa che essere la manovalanza fascista. A molti è chiaro, anche il mandante, e per coloro ai quali il mandante non fosse chiaro, arriva un suggerimento da parte del vicequestore di Brescia. Dopo il boato, il panico, il fuggi-fuggi disordinato, l'evacuazione dell'intera piazza, questi compie un gesto eloquente, ordinando ai pompieri di pulire detriti e sangue dal selciato, distruggendo così la possibilità di raccogliere reperti importanti per le indagini e per i riscontri probatori. Il mandante è lo Stato italiano, governato dalla Democrazia Cristiana. Quella di Piazza della Loggia è una strage di Stato e i responsabili ancora oggi non si trovano, pare, perché sono sempre stati coperti. C'era di tutto, c'erano i servizi segreti deviati, c'era la politica, c'era anche la CIA. E dalle parole di Ferdinando Imposimato, presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, che nella sua lunga esperienza di magistrato indagato su vicende scottanti, dal caso Moro, l'omicidio di Vittorio Bachelet fino all'attentato Giovanni Paolo II, il giudice Imposimato ha dichiarato tempo fa che... Mi scusi, presidente. Allora, Non capisco qual è il problema. Il giudice Imposimato ha colleghi, dichiarato parlano tempo tutti. fa: ho trovato un documento che mi ha lasciato sgomento, dove quando si parla di stragi si parla anche del gruppo Bilderberg. Un documento in possesso di un terrorista di ordine nuovo, Ventura. Io credo questo documento, ho fatto delle verifiche e posso dire che dietro la strategia della tensione e alle stragi c'è anche il gruppo Bilderberg. Così come riportato in un importantissimo documento del 1967 dal giudice Emilio Alessandrini, nel quale si diceva che Bilderberg era tra i responsabili della strategia della tensione. E si arriva poi a Vincenzo Calcara in una recente intervista con Gia Ceccarelli per il quotidiano online, articolo 3, il pentito ha ricordato di quando rivelò l'esistenza a Borsellino di quelle che chiamò le cinque entità che influenzano negativamente l'Italia: Cosa Nostra, la massoneria deviata, il Vaticano deviato, i servizi segreti deviati e l'Andrangheta, che ancora sono presenti in questo Stato. Colleghi,